Ok, eccomi qua, ci sono. Oggi ce l'ho fatta. Scusate, ieri ho avuto un po' di problemi con la linea e quindi, onde evitare problematiche, ho deciso di rimandare. Allora, vediamo un pochettino se mi vedete. C'è qualcuno già online, quindi sicuramente mi vedete e mi sentite. Ho sempre il dubbio che non riusciate a vedermi perché spesso e volentieri trasmetto in privato, non so per quale motivo. Comunque, se ci fossero problemi, scrivete nella chat e scrivetemi anche se mi sentite e mi vedete bene. Spero stiate bene. Scusate l'orario un po' originale, so che molte di voi sono a lavoro e molte di voi staranno cucinando, ma era l'unica possibilità. La cosa bella di queste dirette è che poi rimangono online. Per cui ve la potete guardare come preferite. Io sono arrivata in ritardo perché ogni volta che inizio con una diretta mi preparo la guerra, quindi mi preparo il cibo, la mela, mi preparo l'acqua, mi preparo un sacco di cose. Poi ovviamente non riesco a mangiare. Ciao Paola, bellissima! Ovviamente non riesco né a mangiare né a bere perché non è una conversazione, ma è un monologo. Quindi sarebbe anche scortese che mi vedeste mangiare. Però sapete che sono pronta a tutto, sono a tutto, preparata a tutto. Allora, questa è la penultima diretta in anteprima di un seminario perché a fine febbraio penso che interromperò con le attività per concentrarmi a marzo completamente. Su altre faccende, lo specifico su Caterina e sul parto, per cui sono già un po' nostalgica, già mi manca e poi penso che riprenderemo in aprile. Comunque adesso a fine incontro vi do tutte le date e tutti i modi per tenerci in connessione, in contatto. Voi che potete mangiare, preparatevi qualcosa, preparatevi una mela, a me mangio a messa dieta, quindi solo frutta, tipo mele, non agrumi che sono molto calorici. E quindi niente, devo tenere peso perché altrimenti poi saranno grossi problemi per me e per la bambina, più che altro per me, temo, perché poi non li perdo mai più. Ciao Serena, benvenuta. E quindi niente, una delle ultime occasioni per annoiarvi con le mie anteprime e poi per voi per frequentare i seminari. Questo che teniamo a fine mese, il 28 di gennaio. Ciao Virginia, benvenuta. Questo che teniamo il 28 di gennaio parlerà di meditazione. Io ho portato qui anche il vaso che vi voglio far vedere, è una cosa meravigliosa, quindi l'ho portato qui così ve lo mostro e vi faccio capire anche un po' come funziona. Quindi il 28 parliamo di lievitazione, lievito madre, lievitazione in Sardegna, ma teniamo in considerazione che parlando di Sardegna, ve l'ho detto tutte le volte e non mi annoierò mai di dirvelo, parlando di Sardegna parliamo anche di tutto il mondo, per cui partiamo da lì, ma poi arriviamo in un sacco di mondi lontani, lontanissimi, anche perché dici lievita, dici origine del mondo, quindi non ci precludiamo e non ci mettiamo limiti spaziali, né tanto più temporali. Mentre il successivo che si terrà, me lo sono segnata perché la memoria ormai sta andando a farsi benedire, il 19 di febbraio, parlerà della natura come amuleto. Quindi proseguiamo con tutto il discorso relativo alla natura, proseguiamo con tutto il discorso relativo all'ingresso nella natura in maniera del tutto inconvenzionale rispetto alla modernità. Parleremo anche dell'invocazione alla natura, cioè tutte le volte che voi raccogliete una pianta, potete fare quello che tanto tempo fa facevano le nostre eredi, le nostre antenate, chiamatele nonne, bisnonne, zie, come volete, le nostre streghe originali, insomma, chiedevano alla pianta il permesso, la ringraziavano e quant'altra roba che io faccio tutte le volte, tipo ieri notte che ho raccolto la mia foglia della mia aloe. Sì, aloe, penso in femminile. Comunque, la mia meravigliosa aloe, gliel'ho chiesto e lei è stata così gentile, molti dei problemi che devo risolvere sta già iniziando a risolvermeli. Ok, siamo già in 10 e andiamo avanti perché non vi voglio trattenere oltre il necessario. Peraltro, io per pranzo oggi ho riso Venere, quindi una cottura molto lunga e sappiate di me che pranzo prestissimo e cielo prestissimo. Proprio come una vecchietta, vado con i ritmi del sole, ho cercato di acquisire questa pratica quotidiana ed effettivamente è molto piacevole. Io non so voi a che ora pranziate, probabilmente lavorando fuori casa avete degli orari imposti, però per me la cena è una cosa sacrosanta, deve avvenire entro le 7, va 7 e un quarto, siamo già troppo in là, mentre per il pranzo l'una in punto deve essere
quasi consumato, per cui risolvere grande cottura, quindi un intervento breve ma conciso. Allora, oggi parliamo di lievito madre, lievito naturale o lievito eterno o frammento o madrighe, possiamo chiamarlo in un sacco di modi, insomma, quella sostanza che consente alla farina o alla semola, nel caso in cui fossimo nella nostra Sardegna, nella mia Sardegna, di trasformarsi in altro, perché sappiate bene che questo ingrediente che viene considerato magico, vi ho già spiegato molte volte cosa intendo io per magico, non proseguo oltre, non vi annoio oltre, non ve lo ripeto. Comunque, questo ingrediente misterioso e quindi ritenuto spesso e volentieri magico. Era un ingrediente che trasformava, è un ingrediente che trasforma, e la trasformazione in Sardegna, perlomeno in seno alla lievitazione, è vista in maniera molto positiva, ma questo non accade sempre in tutte le società. Sappiate che in Sardegna comunque l'accezione della lievitazione è sempre incredibilmente positiva. Iniziamo con una leggenda come al solito, e questa leggenda è una leggenda che è presente in Sardegna, ben nota in Sardegna, ma tenete in considerazione che varianti di questa leggenda sono presenti in tutto il Mediterraneo, nel mondo spagnolo, ma anche più in basso, molto più in basso rispetto alla Sardegna, ma anche in buone parti d'Italia. Varianti e anche differenziazioni che ci spiegano non solo come gli uomini si sono approvvigionati di lievito, quindi a un certo punto gli uomini hanno avuto la possibilità di usufruire personalmente del lievito, che un tempo era un elemento sacro, quindi non per tutti, ma anche e soprattutto ci insegna e ci fa capire in una delle sue varianti come gli uomini abbiano imparato, meglio le donne, abbiano imparato a utilizzarlo e a condividerlo. Ciao Maru, benvenuta. Allora, la prima leggenda. Poi con la seconda variante, chiudiamo il nostro incontro. Nella prima leggenda parliamo di una donna, di una demiurga, di una donna che sa tutto, e si chiama Sabia Sibilla in Sardegna. È una profetessa, è una sibilla, io la chiamo Giana indiscutibilmente perché nella mia isola la Sabia Sibilla è chiaramente una Giana, una fata, una donna che determina o prevede il fato altrui, il destino altrui. Potremmo parlarne per tanto tempo, ne abbiamo già parlato nel seminario sulle Janas, quindi andate a rivedervelo, se vi fa piacere contattatemi, è ancora disponibile per poco tempo, ma sarà ancora disponibile. Quindi la Sabbia Sibilla dispone di tantissimi saperi, di tantissimi segreti, tenete in considerazione che i saperi e i segreti di cui dispone questa figura meravigliosa sono tutti saperi e segreti che hanno a che fare con l'umanità e col miglioramento della vita dell'umanità, donne e uomini. La lievitazione, il lievito è uno di questi segreti, uno di questi saperi, e la Sabbia Sibilla li condivide all'interno di un cerchio, immagino, così lo vedo io, nel quale giovani donne frequentanti questo cerchio imparano tantissime arti, tessitura, gestione del fuoco, vedremo che fuoco e lievitazione hanno molte connessioni, specie quando si parla di conservazione dell'elemento. Insomma, la Sabbia Sibilla insegna tante cose, tantissime cose. Le arti dell'essere madre, del partorire, del generare, del conservare la vita, del curare, ma anche e soprattutto della lievitazione, perché vedremo che lievitazione origine è vita, ma può essere anche intesa come cura. Il simbolismo del lievito, della planificazione è amplissimo ed è meraviglioso, è un simbolismo di vita e di comunicazione e di condivisione. Fra le studentesse molto preparate della Sabbia Sibilla c'è la Madonna, ancora non è la Madonna, ancora non ha nemmeno idea che diventerà la Madonna, sa che è una giovane ragazza che deve studiare per motivi suoi propri, poi vedremo magari anche per quali motivi. La mamma la manda, Sant'Anna la manda a scuola perché è fondamentale, ed è per fortuna Sant'Anna ha questa visione che la sua Maria studi. Ed effettivamente Maria porterà nell'umanità delle informazioni notevoli, interessantissime, insomma, ha messo a frutto i suoi studi. La Sabbia Sibilla le insegna un sacco di cose, l'unica cosa che non insegna, o meglio, che non concede immediatamente, è il segreto della lievitazione. Meglio, non dona il lievito. Perché cosa succede? Tutte le volte che lei fa il pane cresce, è morbido ed è gonfio, quindi è lievitato. Mentre tutte le volte che Anna, Sant'Anna, quella che diventerà
Sarà Sant'Anna, fa il pane, bene, questo è piatto duro, dopo la cottura, insomma, dopo 2 orette della cottura è abbastanza duro, noi oggi diremo che azimo è privo di lievito. E quindi Maria si rende conto della differenza e si rende anche conto che tutte le volte che la Sabbia Sibilla fa vedere alle ragazze come si fa il pane, la Sabbia Sibilla, oltre a impastare gli ingredienti consuetudinari, decide anche di fare che cosa? Decide di fare una cosa diversa, mettere un attalino, un ingrediente segreto che innesca questa lievitazione, questa crescita del pane. Solo che questo pane che è in avanzo, racconta la leggenda, la Sabbia Sibilla, anziché poi distribuirlo con le ragazze, decide di buttarlo, cosa che in realtà sarebbe un po' da vedere, comunque lo conserva a mio parere. Maria decide di sottrarre un po' con inganno una pallina di questo pane che ha capito detiene un segreto, se lo porta a casa e lo concede lo regala alla mamma. La mamma lo usa e il pane diventerà, anche quello di Sant'Anna, diventerà bellissimo, morbidissimo, fragrante, ma soprattutto si conserverà morbido per molto tempo. Come sottrae questo piccolo panetto, che poi oggi sappiamo essere un panetto di lievito, una piccola pallina di lievito, sappiamo anche che basta poco lievito per molta, molta semola, e sappiamo anche che una volta che noi ce l'abbiamo, questo lievito ce l'abbiamo per sempre se ci comportiamo a dovere, se lo mette sotto l'ascella, lo mette sotto l'ascella e lo porta alla mamma. È un mito eziologico delle origini, perché ci racconta le origini della lievitazione, ma anche e soprattutto di una parte del corpo, l'ascella cava degli uomini, visto che secondo la leggenda gli uomini dal giorno nel quale Maria si mette il lievito madre sotto l'ascella avranno e hanno l'ascella cava. Questo per tutto il Mediterraneo. In Sardegna ci andiamo un po' più profondi e diciamo che sì, abbiamo l'ascella cava, ma anche un'ascella che odora quasi tanto quanto il lievito madre di qualche giorno, direi, quindi un po' acidula. Ed effettivamente se annusiamo, se ognuno di noi annusasse o avesse il piacere di annusare il proprio sudore, comprenderebbe effettivamente la somiglianza dell'acido della nostra sudorazione e dell'acido del panetto che è lievitato, è pronto all'uso. Quindi un mito eziologico, un mito delle origini, che ci dice anche e soprattutto che la civiltà innestata nel grande mondo della panificazione inizia nel momento in cui la Sabbia Sibilla concede e condivide questo sapere. Tenete in considerazione che in tutte le società che parlano del lievito madre del lievito madre parlano praticamente tutte le società della lievitazione e della panificazione, a concedere questo segreto sono sempre donne, divine o semidivine, quindi sante, quindi profetesse, quindi fate, che concedono questo segreto e lo concedono sempre in una maniera per l'uomo moderno un po' incomprensibile, ma la Madonna Maria ha dovuto rubarlo questo dono, ma in realtà non ci troviamo di fronte a egoismo da parte delle demiurghe che distribuiscono il sapere. Ci troviamo di fronte a una selezione naturale delle donne che potranno usufruire di questo segreto. Solo chi realmente desidera conoscere il segreto della lievitazione, portarlo nel mondo, ci riuscirà. Perché? Perché farà un determinato sforzo. Nel caso della Madonna il furto, un furto chiaramente magico. Esattamente come quando le nonne ci dicevano: io ho ricette di questa determinata torta, facciamo di questo determinato impasto, non ne ho, tu osserva, osserva e ruba con gli occhi. Era qualcosa di fondamentale, ops, la mia mela, era qualcosa di fondamentale nella società antica. Ecco, quello che la Sabbia Sibilla propone tacitamente alla Madonna è esattamente questo: se ti interessa così tanto, rubamelo con gli occhi o rubamelo con le mani. Quindi la Madonna si mette il panetto sull'ascella e se ne va dalla mamma. E in questo caso, in questo modo, parte il rapporto fra donne e lievitazione, quindi dono fondamentale, un dono, anche se noi moderni in realtà forse facciamo un po' fatica a comprendere questo dono, ma anche e soprattutto origine di una parte determinata del corpo, ma anche origine della lievitazione, del passaggio dell'uomo dalla natura alla cultura, al cambiamento, alla modificazione di un elemento che diventerà da pane piuttosto duro e azimo un pane lievitato.
Ecco, questo sarà il nostro, la nostra partenza, il nostro incipit, e sarà un incipit che io ho voluto condividere con tutti, anche con chi non frequenterà il seminario, perché penso che sia un sapere che è bene che si condivida e si conosca, anche perché è un mito che contiene tantissimi e meravigliosi spunti. Parla di Sardegna, perché questo mito è ben noto nell'isola sarda e con i miei seminari sta diventando sempre più noto, stiamo cercando di condividerlo sempre di più. E quindi si parlerà di Sardegna durante il seminario, ma non si parlerà solo di Sardegna. In che senso? Partendo dall'isola noi avremo la possibilità di parlare di tutto il mondo. Ci inganniamo spesso che alcune leggende, alcune storie, alcuni tratti culturali appartengono esclusivamente a una realtà del Mediterraneo, ma dobbiamo tenere in considerazione che tutto quello che ci possiamo anche immaginare del Mediterraneo come mare nostrum, mare nostro, roba di noi, no, di noi altri, è praticamente roba di tutti. Perché noteremo, parleremo delle origini, quelle che si ritengono veritiere del lievito madre in antichità. Pare che abbiamo iniziato a lievitare 3.000 anni fa, più o meno, millennio più, millennio meno. Non abbiamo niente a che fare col Mediterraneo. Quindi tutto quello che arriva, e arrivino da molto più lontano, quindi tutto quello che arriva nella nostra terra è acquisito da altri. Come a dire che la cultura deve essere condivisa, deve essere un dono, esattamente come il lievito madre. Quindi partiamo dalla Sardegna, arriveremo molto, molto lontano. Per cui non abbiano timore le persone, le ragazze e i ragazzi che non sono sardi, perché parleremo anche di qualcosa che interessa loro. Tenete in considerazione che molte delle concezioni che sono proprie della Sardegna sono condivise in molte altre parti del mondo, anche dell'Italia, per esempio anche in Italia, nel centro dell'Italia il lievito madre ha una certa accezione, viene detto il lievito eterno, quello che una volta che ce l'hai sei al sicuro, esattamente come in Sardegna spesso e volentieri le donne di ieri se lo portavano nella nuova casa nel momento in cui si sposavano. Perché? Perché per le persone meno abbienti era proprio una sorta di dote, quindi era una forma di ricchezza, non solo possederlo, ma anche saperlo usare, una forma di ricchezza che ovviamente rimane molto molto valida anche oggi, perché le donne che vengono suggestionate dal lievito madre, quasi tutte, e tanti uomini vengono suggestionati dal lievito madre, ne diventano, ne rimangono incantati. È quasi che il lievito madre, visto che è figlio di una fata, fa fati bene tutte le persone che lo hanno. Di cosa parliamo? Che l'hanno, quello vorrebbero avere e vorrebbero imparare a utilizzarlo. Di cosa parleremo ancora? Non parleremo solo delle origini del lievito madre, scopriremo da quanto si usa in Sardegna, da dove è arrivato in Sardegna, ma soprattutto parleremo del simbolismo del pane e del lievito madre. Sono due alimenti, due ingredienti, due elementi fondamentali e basilari per la nostra società, intesa come società mediterranea, ma anche intesa come società europea, perché dobbiamo tenere in considerazione che non hanno solo formato la nostra cultura gastronomica, quindi il nostro stare a tavola, che già di per sé basterebbe, ma hanno formato anche ideologie di natura divina. Noi abbiamo come mediterranei una quantità di divinità, di dei, ma anche di divinità cristiane, quindi Dio, Gesù, che sono divinità del grano e soprattutto divinità del pane. E vedremo come ne parleremo, parleremo di qualcuna molto brevemente, perché mi prefiggo di fare degli approfondimenti. Il nostro seminario durerà 1 ora e mezza, non di più, e quindi non potremo dire tutto, però ci saranno degli approfondimenti l'anno prossimo, sempre all'interno della Jonas Academy. Caterina, permettendo uno scherzo, ce la farò di sicuro. Quindi abbiamo una marea di divinità che hanno a che fare con il lievito madre, con il grano, ma soprattutto con il pane. D'altronde, quando abbiamo imparato a scuola le prime preghiere a scuola o a catechismo, io se non ricordo più, non sono molto frequentante, praticante. Comunque, al Dio cristiano si chiede per l'appunto che venga concesso il nostro pane quotidiano, e vorremmo, sarebbe molto interessante capire che cosa intendiamo esplicitamente con pane, che cosa si intendeva in ambito cristiano esplicitamente con pane. Dio e Gesù sono due divinità del pane, due divinità della lievitazione, due divinità della panificazione del grano. Non è un caso, d'altronde, che il lievito in Sardegna e in buona parte del Mediterraneo lo porti proprio la Madonna. Quindi il pane, la lievitazione, come intese come vita, strumenti di comunicazione,
strumenti di sopravvivenza che si legano con le divinità. Un tempo si legavano con altre divinità, oggi nell'ambito cristiano si legano con Dio, con la Madonna e con Gesù. Ciao Anna, benvenuta. Morena, ce l'hai fatta, sono contenta. Un breve saluto, poi me lo guardo, mi dice Morena, e c'è anche Silla. Scusate, l'orario è un po' infausto, me ne rendo conto, ma i miei orari sono sempre così. Quindi, origine del lievito, simbolismo del pane e simbolismo del lievito in Sardegna e fuori dalla Sardegna. Vedremo che non solo influenza il pantheon divino che i mediterranei hanno elaborato o si sono trovati di fronte e hanno affrontato e accolto, vedremo anche che influenza notevolmente il mondo della lievitazione, anche la nostra linguistica. Vi ho già parlato in un post su Facebook dell'allievo, che come parola ha riferimenti nel lievito, ma anche come significati. L'allievo cresce a contatto col maestro, esattamente come il pane cresce a contatto con il lievito madre, quindi crescono, diventano altro, si trasformano, entrano in contaminazione. E noteremo che anche a livello comportamentale il lievito può spiegare alcuni approcci squisitamente umani che noi oggi stiamo cercando di negare. In realtà la contaminazione, che può essere anche intesa in maniera negativa, perché contaminazione può essere entrare in contatto con altro non gestibile, non noto, sconosciuto, pericoloso, come una malattia, sia comunque l'origine della vita, perché se la nostra semola non venisse contaminata dal lievito, non ci sarebbe pane. E se noi non venissimo contaminati da altre culture, non ci sarebbe vita, perché ci appiattiremmo e alla fine scompariremo, come alcune società, ahimè, hanno fatto nel momento in cui si sono precluse il contatto. Quindi, anche da un punto di vista squisitamente comportamentale, culturale e sociale, il lievito ha degli insegnamenti che ci rimangono dentro. Vedremo a livello linguistico molti approfondimenti che io ritengo essere davvero molto interessanti. Maria, benvenuta anche a te. Parleremo dello status del lievito. Noteremo che in Sardegna, come in buona parte d'Italia, il lievito ha diversi nomi in base alle fasi nelle quali si trova. Scopriremo soprattutto che a un certo punto, quando il lievito è pronto, si chiama madre, la madre del pane, Samadrighe. E capiremo perché. Evidentemente è facilissimo da comprendere perché, perché dà origine alla vita. Però poi scenderemo un po' più addentro all'argomento e vedremo che ci sono delle sorprese tutte da gestire, da svincolare. Dopodiché cercherò di sintetizzare quelli che sono gli usi nel Mediterraneo del lievito, ma soprattutto le regole che gestiscono il lievito e la lievitazione. Vedremo che ci sono tre o quattro regole in base a come le assembli, fondamentali. Prima di tutte, l'abbiamo già detto, il lievito è un dono e come tale va inteso sempre e per sempre. Era impensabile che il lievito non venisse donato laddove all'interno del vicinato questo era richiesto. Teniamo in considerazione che siamo noi oggi molto individualisti, ma il lievito era un bene sociale. Non esisteva che una donna in Sardegna detenesse il lievito di Claudia o il lievito di, facciamo, Maria o di Silla. Era impensabile. Il lievito era della comunità, quindi io lo usavo, e dopodiché lo condividevo nel momento in cui veniva richiesto. Quindi era un dono che doveva circolare fondamentalmente. Non ricordo dove abbiamo parlato anche dell'importanza del vicinato, ed era fondamentale. Laddove la donna non dona il lievito, lì succedono casini incredibili, un caos notevole, fino anche alla scomparsa di una determinata società. Quindi lievito, Samadrighe, veicola concetti fondamentali. Anche se non volete usarlo, dovete conoscerlo. È importante perché a livello comportamentale, e a livello sociale, e a livello culturale ci offre degli spunti che oggi ci possono essere, ahimè, utili, perché evidentemente alcune cose le abbiamo dimenticate. E il nostro individualismo, la nostra fortissima tendenza a mettere in evidenza il nostro ego ci sta trasformando in qualcosa d'altro rispetto a quello che non siamo sempre stati. Mi divertirò a condividere con voi una o due dei Brebus, quelli che noi chiamiamo Brebus. Mi divertirò nel senso che per me sarà un grande onore, un grande piacere
condividere quelli che io ho scoperto. Ho scoperto come? Ho scoperto studiando, quindi nei libri. Ce ne sono certi altri che mi hanno dato delle persone che mi hanno esplicitamente chiesto di tenerli per me e per cui quei brevi non li potrò condividere con voi. Sappiate che comunque ce ne sono alcuni che possiamo condividere. Le donne sarde utilizzavano determinate parole per potenziare, per dare un po' più di sprint, un po' più di coraggio al lievito, perché era questione di vita o di morte, una buona lievitazione del pane, per motivi che poi vedremo ovviamente, ma che potete ovviamente immaginarvi. Sarà anche interessante raccontarvi come in alcune circostanze il lievito in Sardegna e in tutto il Mediterraneo non è solo uno strumento di sopravvivenza, nel senso che è utile per sopravvivere, perché ovviamente ci consente di consumare pane di un determinato tipo, ovviamente degli ingredienti già lavorati, inseriti nel nostro stomaco di un determinato tipo, ma veniva anche utilizzato per la cura. Tutti gli strumenti, tutti gli accessori che si legano al lievito, alla panificazione e al mondo del lievito del pane sono in un certo qual senso curativi. Degli strumenti intendo, con strumenti intendo sammesi e suani, il tavolo nel quale si faceva il pane, il legno nel quale si faceva il pane, in stretta connessione col mondo erboristico, ma anche e soprattutto il forno. Vedremo che il forno è fondamentale, uno strumento di cura fondamentale. Vedremo anche che il lievito madre e successivamente il lievito di birra per un una sorta di sincretismo, vengono utilizzati anche per curarsi e vedremo quali patologie venivano curate attraverso questi elementi che sono preziosissimi. Io spero che questi ingredienti li stiano incuriosendo perché sono ingredienti che noi abbiamo a portata di mano e le gelate non vogliono che non li buttiamo assolutamente, quindi è bene conoscerli. Non sarà un seminario pratico, cioè nel senso noi non panificheremo, questo è chiaro, però per le persone, per le donne, ragazze, gli uomini, i ragazzi che vorranno scoprire come funziona letteralmente il lievito madre, beh, lo scopriremo, ma soprattutto vi darò la ricetta banale, basilare, la trovate in molti libri, la trovate anche nei miei libri, come Rebecca Legianas per esempio, la ricetta per crearlo, questo lievito madre, per curarlo, per far sì che sopravviva, perché è uno dei problemi più grandi delle persone che sento e che frequentano i miei corsi. Ovviamente poi ci sarà il tutoraggio successivo, post corso, post parto in realtà, perché dentro il cerchio e dentro tutti i social che io frequento normalmente vengono poste le domande, risponderò io e risponderanno molte delle ragazze che hanno già frequentato i seminari e che hanno già generato il loro lievito madre. C'è per esempio Monica che ha creato Angelina e proprio l'altro giorno, l'anno scorso, proprio l'altro giorno ha continuato a condividere tutto quello che sta producendo con Angelina ogni giorno, perché il mio consiglio è quello di generare il vostro lievito e darle un nome o dargli un nome, vedete voi se per voi il lievito sarà maschio o sarà femmina, per me è sempre mamma e quindi è sempre femmina. Come chiudo? Chiudo con la seconda leggenda che vi voglio raccontare. La Madonna in questo caso non ha esattamente sottratto il lievito alla Sabbia Sibilla, ma ha frequentato la scuola della Sabbia Sibilla e quindi ha visto come può effettivamente, come è possibile che il pane lieviti, come la Sabbia Sibilla ogni qualvolta genera il pane, fa il pane, il pasta il pane, non lo inforna tutto santino, una pagina da parte e la mette in una piccola, in un piccolo vaso, un vaso che è decisamente più piccolo rispetto a questo, io l'ho preso anche per altri motivi, e lo conserva per un sacco di tempo. Per cui quando Maria fa il pane con la mamma, Sant'Anna, decide di prendere un pezzetto di pane e lo mette all'interno di questo piccolo vaso che è in terracotta. Occhio, è fondamentale, è davvero molto importante questo dettaglio. E lo tiene nell'armadio, nella credenza, laddove normalmente si tenevano le cose alimentarmente più preziose, fino a che non si rifare il pane. Quando Sant'Anna decide che è arrivato il momento, cioè in casa il pane è finito, si ripanifica, la Madonna prende dal suo vaso, dalla sua tazza, il suo paninetto di lievito madre, lei ancora non sa che sia il lievito madre, e cosa succederà? Succederà che mettendolo nell'impasto, l'impasto verrà, dopo la cottura, alto, bello, morbido, ma soprattutto duraturo nel tempo, è decisamente più benefico da un punto di vista squisitamente gastrointestinale, ma questa la leggenda non ce lo dice.
E come fa? Trova questo panetto che dopo qualche giorno è diventato ovviamente particolarmente duro, ma anche un po' più gonfio, e decide di fare esattamente quello che fa la Sabbia Sibilla. La Sabbia Sibilla fa questo: prende il suo vaso, ci mette dell'acqua tiepida e lascia che il lievito si sciolga. Dopodiché tutto quello che lei ha impastato viene addizionato con questo lievito. In questa leggenda è nascosto e conservato il segreto della cura del lievito madre. Come dobbiamo garantirci la possibilità di avercelo per sempre, ma soprattutto come dobbiamo curarlo? Curiamolo con tanto amore, perché il segreto sostanzialmente è questo. Quindi questi saranno gli argomenti che noi tratteremo all'interno del nostro seminario sulla lievitazione al naturale. Un seminario squisitamente antropologico di approfondimento storico con delle piccole frange pratiche. Le frange pratiche poi verranno approfondite nel secondo livello del seminario, che però terremo l'anno prossimo, del quale parleremo a tempo debito, non adesso. Perché vi ho detto che è importante la terracotta? Anche le leggende ce lo dicono che è importante la terracotta. Ebbene, noi come sardi lo sappiamo, ma tutta l'Italia in realtà originariamente utilizzava vasi di ceramica o di terracotta per conservare il lievito. Poi ovviamente si sono sviluppati i vasi di vetro, l'acqua, insomma ci sono tantissimi modi per conservarli. Ma perché la terracotta è il modo migliore per conservare il lievito madre? Per due motivi. E questo ce lo dice la scienza, che finalmente ci è arrivata. Non è solo folklore, non è solo gusto per il bello, ma è anche gusto per il buono. Perché? Perché la terracotta, nonostante sia laccata anche all'interno, penso che si dica laccata, insomma ha questa patina lucida, rimane comunque particolarmente porosa e quindi questo consente un'ossigenazione alta del nostro impasto, che quindi sopravvive e va bene e si nutre bene anche di ossigeno. Ma soprattutto questo fatto di essere particolarmente porosa fa sì che i lieviti e i batteri che fanno parte naturalmente e per fortuna del nostro lievito madre colonizzino i luoghi nei quali normalmente vivono, per cui tenetevi un vaso che è solo per il vostro lievito madre e fate sì che colonizzi, nel senso più bello del termine, la vostra struttura. Questo vaso di lievitazione io lo utilizzo per il lievito madre, mentre me starò facendo, fra breve me ne farò fare degli altri per i prodotti fermentati, dei quali magari parleremo più in là. Questo è un meraviglioso vaso di fermentazione che mi ha prodotto, creato, generato, lo vedete la scritta, non so, insomma lui è Walter Usai, Ceramiche Usai, assolutamente dovete conoscerlo, non è solo funzionale, se non lo conoscete andate online, scrivete Walter Usai o Ceramiche Usai Walter se non sbaglio, poi magari vi metto il link e vedete tutta la roba che produce, meraviglia delle meraviglie, mi ha anche fatto il tappino con le pavoncelle, bellissimo, e soprattutto i pesetti per la fermentazione, che sono questi che io per il lievito madre non uso, ma per altri prodotti sono fondamentali. E sono questi, si mettono sulla base del nostro prodotto, di modo che poi l'aria non arrivi a battere sul prodotto e quindi rimangono sempre, che ne so, sotto aceto, sotto olio o sotto quello, sotto acqua, insomma, quello che ci può essere utile. Un altro link interessante che vi voglio dare è quello del sito ilfermentalista.it, se non sbaglio, poi vi metterò anche questo link. Ho visto questo vaso di fermentazione all'interno del suo sito, era molto simile a questo, anche perché poi ho scoperto che gliel'ha fatto Walter. Il sito di questo ragazzo è bellissimo, ci sono molte ricette che parlano di fermentazione, quindi andate a visitarlo. Parlando dei seminari, questo si terrà il 28 di gennaio. Si terrà il 28 di gennaio, durerà un'ora e mezza, il costo a partecipante è di 15 euro, vi potete iscrivere commentando il post o potete iscrivervi anche scrivendomi a info@janusacademy.it. Come vi ho già detto, questo sarà il penultimo dei seminari che noi terremo durante questo periodo, perché poi a marzo entro in uno stato letargico, di relax, mi concentro completamente a me e alla mia piccola Caterina, ma anche e soprattutto a Rebecca, perché sarà un momento di chiusura a uovo. Non sparirò, ma rimarrò presente chiaramente all'interno di tutti i cerchi che ho creato per quel che concerne Facebook. Se vi fa piacere potete entrare a visitare
ospitare il cerchio della Janas Academy, e lì trovare tutte le informazioni. Se non ci sono io direttamente, ci sono tantissime altre ragazze o ragazzi Janas che vi daranno delle risposte, perché è appunto un cerchio, un luogo di incontro e di scambio. Le ceramiche cos'è sono meravigliose, mi dice Paola, che evidentemente le conosce. Io ho tutto di Walter, tantissima roba di Walter. Lui non è solo molto bravo, ma è anche molto umano, quindi è un piacere acquistare da lui, o chiedere a lui proprio commissionatevi i prodotti, perché potete farlo. Non so se ti ho detto che da noi, quando una bambina comincia a formarsi in seno, si dice che è ponendi frumento, si sta crescendo. Molto bello, una bellissima immagine serena. Questa me la tengo e la userò sicuramente come informazione. Secondo seminario, ultimo seminario di questo pre-Caterina, sarà quello che terremo a febbraio sulla magia della natura, la natura come amuleti, invocazione alla natura, parleremo di un sacco di cose, mentre vi preannuncio con grandissimo dispiacere che salterà la magia del sonno, quindi intubazione e quant'altro non riusciamo a parlarne, perché in quel momento sarò sicuramente alle prese con la nuova maternità, quindi non avrò la testa per gestire un seminario, mentre ci rivedremo tra fine aprile e maggio con le fumigazioni. Quindi se volete iniziate a vedere un pochettino nel sito Janas Academy l'arte della fumigazione, molto interessante, importante in tutto il mondo, ma soprattutto a maggio ci diamo dentro con le lune, se mi sovra il termine. Spero di riuscire a fare diversi incontri sulla realtà della luna, simbolismo, magia, utilizzi, realtà che si legano alla lunazione, erbe delle lune e quant'altro. Ma anche di questo parleremo più in là. A febbraio-marzo non sparisco definitivamente, spero, mi auguro, di riuscire a fare delle dirette con Rebecca, dedicate interamente ai bambini. Quindi stavo pensando di fare un discorso relativo ai vasi della felicità, ai barattoli dei desideri e anche alle lunazioni, insegnare ai bambini e alle bambine la lettura della luna. Accidenti, il mio cellulare. Detto tutto, quindi se volete iscrivervi, contattatemi, io metterò tutti i contatti nella diga di questo video. Vi abbraccio. Ciao Mara, benvenuta. Ti puoi riguardare la diretta più tardi. Io adesso scappo e vado a fare il mio riso nero addizionato con legumi. Ciao ragazze, ciao ragazzi, è stato come al solito un grande piacere.